Ho sempre amato le belle immagini. Tuttavia, alcune mi commuovono più di altre, come questa banchisa che si scioglie. L'Artico continua a ridursi. 2 anni fa ha perso una superficie grande 2 volte la Francia. A questo ritmo, i ghiacci antartici potrebbero scomparire entro il 2030. O addirittura il 2015, secondo alcuni scienziati. Per migliaia di anni le specie animali si sono adattate a vivere sotto e sopra la banchisa. La loro stessa sopravvivenza è minacciata dallo scioglimento accelerato dei ghiacci. In prima linea c'è l'orso polare. Dopo il parto la femmina è a digiuno da mesi e con nuove bocche da sfamare. L'alimento base della sua dieta è la foca, che caccia sui ghiacci, i quali ora impiegano sempre più tempo per formarsi. La stagione di caccia dell'orso bianco sta diventando quindi sempre più breve e il digiuno sempre più lungo. In media, le femmine pesano ora 70 kg in meno rispetto a 30 anni fa. Così indebolite, faticano sempre di più a cacciare. Di conseguenza, i piccoli hanno meno da mangiare. Molti cuccioli oggi non raggiungono l'età adulta. Negli ultimi anni, la popolazione di orsi polari del nord del Canada si è ridotta di un quarto, in gran parte a causa dei cambiamenti climatici. Le difficoltà dell'orso polare non possono essere ignorate, per il semplice fatto che rappresentano un chiaro segno degli squilibri a cui il pianeta va incontro, una cosa che riguarda ognuno di noi. Gli Inuit non riconoscono più la loro stessa terra. L'anno scorso non abbiamo visto un solo caribù. In genere la caccia inizia a marzo e poi di nuovo a settembre. E invece non abbiamo visto passare nessuno lungo il percorso migratorio a causa dei cambiamenti climatici che modificano la formazione e lo scioglimento dei ghiacci. Il percorso migratorio è cambiato e la sicurezza alimentare della comunità è stata profondamente colpita. Noi dipendiamo dal territorio per il cibo e se viene a mancare questa risorsa, perdiamo la nostra autosufficienza alimentare. Ho visto specie di uccelli provenire dal sud-est dell'Alaska che non erano mai stati avvistati qui prima d'ora. Nell'ambiente salmastro capita a volte di vedere anche qualche pesce semitropicale. Sto notando un aumento delle temperature e presto avremo palme e banani se continuiamo così. Il futuro delle popolazioni del Grande Nord e il loro stile di vita tradizionale sembra cupo. Se lo scioglimento delle banchise in superficie non altera il livello del mare, non è lo stesso per i ghiacciai sulla terraferma. Il 99% dei ghiacci è concentrato in Antartico e in Groenlandia. Gli scienziati ritenevano che queste aree avrebbero risentito poco di questi effetti. Ma si sbagliavano. In Groenlandia lo scioglimento ha sorpassato le previsioni più pessimiste. L'acqua che scorre nel mare è raddoppiata negli ultimi 10 anni. Al momento, la portata delle acque da scioglimento in Groenlandia è quasi pari a quelle del Rodano e del Danubio. Se i ghiacci della sola Groenlandia si sciogliessero interamente, il livello di tutti i mari salirebbe di 7 metri. Fortunatamente non si è ancora verificato, ma il livello degli oceani ha già iniziato a salire. Non c'è bisogno di andare lontano per assistere allo scioglimento di ghiacciai. Tutti i massicci della Francia sono stati coinvolti.
Situata sulle Alpi, ai piedi del Monte Bianco, la Mer de Glace è una delle attrazioni turistiche della valle di Chamonix, ma si ritira anno dopo anno, in media di 5 metri. Dagli anni Ottanta, lo scioglimento del più grande ghiacciaio francese ha accelerato pericolosamente. Mi ha sconvolto sapere che la temperatura dell'acqua interna al ghiacciaio sale e che tale fenomeno si autoalimenta. Insieme a un abitante della valle di Chamonix, la guida alpina Denis Ducrot, vado a vedere che cosa rimane di questo gigante che sta scomparendo sotto i nostri occhi. È tutto in costante movimento. Il ghiacciaio si muove in avanti, cambia forma mentre si sposta e si scioglie con l'acqua che ne fuoriesce. All'apparenza tutto è immobile, invece sta cambiando. Guardate che meraviglia. Osservate la forma della corrente delle acque. È magnifico. Dà forma al ghiaccio. Denis, tu vivi qui e stai assistendo al mutamento del panorama. Sì, è così. In questo momento i ghiacciai sono in fase di recessione. Infatti osserviamo che sono molto meno lunghi, meno spessi nella parte finale. Ed è vero che la fisionomia della montagna sta cambiando. Che cosa è cambiato? Prendiamo per esempio il ghiacciaio dei Bossons, dove andavo a insegnare pattinaggio perché era vicino al villaggio e aveva un'area piatta che consentiva questa attività. Ora è inaccessibile perché è pericoloso, è un po' inclinato, è leggermente sospeso. Ho sentito dire che è regredito di 700 metri negli ultimi 30-35 anni. Osservando la montagna e il suo cambiamento, vediamo che i ghiacciai non sono più gli stessi. È un indicatore a cui dovremmo prestare attenzione. Per valutare l'entità di questo fenomeno, siamo andati a vedere da vicino la Mer de Glace. 3 chilometri sotto la superficie, la lingua di ghiaccio è completamente scomparsa sotto un letto di roccia. Una vista che stride con i ricordi del passato. Un secolo fa, i primi turisti vennero qui per ammirare il ghiacciaio. Il ghiacciaio era maestoso, era largo 1,5 chilometri e molto più spesso. Si può osservare che il ghiaccio non è molto distante da questa posizione. Guarda laggiù come vicino, mentre prima era un'enorme distesa di ghiaccio. Il tuo lavoro è cambiato a causa dei cambiamenti climatici. Quello che chiamiamo permafrost ha iniziato a sciogliersi sotto la superficie. Certamente quando avviene in punti molto inclinati e ripidi può causare cedimenti. La vetta del Dru ha subito enormi crolli, si nota da quella traccia grigia. Prima era uno straordinario percorso alpino, il pilastro di Monatti, in omaggio al grande scalatore italiano che lo ha aperto negli anni 50. Ora non esiste più. Credo che siano crollati circa 200.000 metri cubi di roccia. Il massiccio del Monte Bianco sta subendo enormi trasformazioni in conseguenza dei cambiamenti climatici. Anche a 4.300 metri di altezza, i ghiacciai di vetta come il Dom du Guttet mostrano segnali preoccupanti. Ne parliamo con un team di esperti del CNR francese e dell'Università di Grenoble. Bianco, rosso. Bene. E marrone, rosso. Bene. Ce l'hai? Tu là? Sì, e ora dammi l'altro. E ora l'altro. Questo misura 130 metri, mentre l'altro, il numero 5, si trova a 55 metri. È nero e viola, ce l'hai? Questi ricercatori misurano le temperature del ghiacciaio in profondità. Bianco. Giallo. Giallo, marrone, giallo. Ogni colore corrisponde a un sensore di profondità. Attendo che si stabilizzi. 47,803. 47,803, bene. Corrisponde a una temperatura di 8,4 a 55 metri di profondità.
Tra il 1994 e il 2005 si è verificato un aumento delle temperature di un grado intorno ai 55 metri di profondità. E qui ora abbiamo un ulteriore aumento pari a 2 gradi dal 1994. È considerevole. Ve lo aspettavate? Avevamo previsto un aumento delle temperature, ma questo è particolarmente alto. Può destabilizzare un ghiacciaio che rischia di slittare sulla base rocciosa. Non accadrà domani, ma è necessario seguire l'aumento delle temperature per capire come potrebbe evolvere. Inoltre dobbiamo effettuare dei calcoli per sapere cosa potrebbe destabilizzarsi, come ti dicevo prima. Questi ghiacciai perenni, apparentemente immutabili, rischiano di minacciare le popolazioni che vivono a valle. È il caso del villaggio di Taconna, situato nella valle di Chamonix. Che cosa potrebbe accadere? Se una parte del ghiacciaio si destabilizzasse, rilascerebbe a valle un enorme volume di ghiaccio, provocando una valanga gigantesca di seracchi. C'è anche un rischio che è collegato alle sacche di acqua, e questo è ancora più insidioso, perché si formano all'interno dei ghiacciai. Quando queste sacche d'acqua vengono rilasciate, accade violentemente. È già accaduto in passato, molto tempo fa, nel 1892, su un piccolo ghiacciaio, la Tête Rousse, che si trova sul massiccio del Monte Bianco. Ha fatto 175 morti a Saint-Gervais. Al momento stiamo conducendo uno studio sul ghiacciaio della Tête Rousse per capire se può accadere di nuovo. In Asia il pericolo ha altre dimensioni. I ghiacciai della catena dell'Himalaya forniscono acqua potabile a 2 miliardi di persone, un terzo della popolazione mondiale. Ma per quanto ancora? Se lo scioglimento continua a questo ritmo, i tre quarti di questi ghiacciai non esisteranno più tra 30 anni. È impossibile da immaginare. A volte le acque provenienti dall'Himalaya saturano le dighe. Alcuni fiumi, come il Gange e il Brahmaputra, subiscono tremende piene. Lungo il loro corso, l'India e il Bangladesh sono soggetti a inondazioni continue. In estate, durante la stagione dei monsoni, l'acqua che scorre verso il Golfo del Bengala può trascinare via tutto ciò che incontra, villaggi e persone. Sono andato in Bangladesh, tra i paesi più colpiti dai cambiamenti climatici. Una vera ingiustizia, considerando che le emissioni di carbonio del paese sono inferiori alla sola città di New York. 200 fiumi attraversano il Bangladesh, tra cui l'impetuoso Brahmaputra. Alimentata dallo scioglimento accelerato dei ghiacciai himalayani, l'enorme corrente erode le sponde del fiume e le coste delle isole che lo punteggiano. Yves Marr, un ex steward dell'Air France che vive nel nord del paese, assiste in prima persona al crescere dell'erosione e delle inondazioni. Durante i 15 anni in cui hai navigato attraverso la regione, hai notato cambiamenti del clima? Ho vissuto in prima persona una grande inondazione nel 97, terribile, l'inondazione del secolo. Nel 98 c'è stata un'altra grande inondazione, nel 2004 un'altra, ancora nel 2006, poi nel 2007 si sono succedute una dopo l'altra, oltre al ciclone. Ora la gente non sa più a quale santo votarsi. Si può dire che le isole stiano sprofondando nel fiume? Le isole sono erose dal fiume. È un fenomeno tipico che si verifica costantemente sul delta del Brahmaputra. Immagina che la costa sia qui. L'anno prossimo sarà un chilometro ancora più all'interno. Il campo sparirà, così come le case e gli alberi. In un certo senso sono profughi del fiume. Il Bangladesh sta sprofondando. Lo chiamano Matipanga, la terra che scorre via. Interi pezzi del paese scompaiono. Come a Kawabada, una delle migliaia di isole del fiume che si stanno erodendo. Kawabada, 300 abitanti.
Qui la popolazione sopravvive pescando e coltivando, soprattutto riso. I villaggi sono quasi tutti condannati. Gli abitanti sono consapevoli di vivere in un limbo. Così mi ha spiegato l'anziano del villaggio. State assistendo a dei cambiamenti climatici e ciò vi causa non pochi problemi. Io ho 70 anni e sono nato qui. Nel corso della mia vita ho dovuto traslocare 50 volte. A causa della portata del fiume e dell'erosione lungo le coste delle isole, dovremo traslocare nuovamente. Non saremo più in grado di vivere qui se continua di questo passo. Quasi sicuramente ripartiremo un'altra volta nei prossimi mesi. Non potremo più rimanere qui. Il futuro ti preoccupa? Prima il tempo era più clemente e moderato. Avevamo molte più terre da poter coltivare, ma tutto è cambiato nel corso di questi ultimi anni. Le piogge ormai arrivano improvvisamente, sempre più forti, e il fiume si porta via tutto. In passato Dio ci ha sempre aiutati. Oggi non abbiamo più niente e se perdiamo quel poco che ancora ci rimane, non saremo più in grado di vivere in questa regione e dovremmo andarcene. Un'isola destinata a scomparire, come migliaia di altre, se non facciamo niente. Un fenomeno che coinvolge 4 milioni di agricoltori. Qual è la soluzione per gli abitanti di queste isole? È una grande domanda. Ora ci concentriamo sulle emergenze. Quando le case sono distrutte, noi arriviamo e le ricostruiamo. Il progetto più ampio qual è? Qual è la soluzione generale? Ebbene, se potessimo arginare il Brahmaputra, se riuscissimo a dragare il fiume, le inondazioni diminuirebbero. Com'è possibile farlo su un fiume largo 30 km? È qui il punto. Necessitiamo di grandi risorse. Se questo paese fosse in Europa, troveremmo la soluzione perché abbiamo i mezzi. Ma la comunità internazionale dovrebbe forse mettere mano al portafogli. Il Bangladesh paga per tutto il mondo il costo delle emissioni di carbonio. Per alleviare le sofferenze delle vittime del fiume, Yves Mar ha creato un'associazione che finanzia una barca ospedale. Ogni mese offre servizi gratuiti a migliaia di abitanti ed è sempre affollata. L'ambulatorio più vicino si trova a 4 ore di navigazione da qui. Questa barca è il sogno della tua vita? Sì, è una chiatta francese che ho recuperato e portato qui attraversando i mari. Ho impiegato 3 mesi e mezzo per arrivare. Poi abbiamo deciso di venire qui, nel nord del Bangladesh, perché è la zona più povera di tutto il mondo. Sono i poveri dei poveri, gente completamente ignorata, che non ha mai visto un dottore. Da quando siamo qui abbiamo avuto quasi 1 milione di pazienti. 1 milione? Questa nave fa piccoli miracoli ogni giorno. Più che un miracolo, è un tour de force alimentato da un grande amore. Medici volontari si alternano per offrire ogni tipo di cura, dall'odontoiatria alle piccole ferite, alle operazioni di cataratta. Ma la domanda è alta, e quando la terra scarseggia, non c'è altra scelta che partire. Il risultato è un esodo di massa verso la capitale. Un migliaio di contadini giungono qui ogni giorno. Siamo a Dhaka, la capitale del Bangladesh. Ufficialmente ha 10 milioni di abitanti, ma al numero effettivo ne vanno aggiunti forse 4 o 5 milioni in più. Oltre al tradizionale esodo dalle campagne, si aggiungono i rifugiati dei disastri climatici, ammassati nei sobborghi. Sono ovunque, anche lungo la ferrovia. Dhaka è diventata la più grande baraccopoli del mondo. Qui i rifugiati del nord, che fuggono dai fiumi, raggiungono i rifugiati del sud, provenienti dalle coste abbandonate per sfuggire all'innalzamento del mare e a uragani sempre più devastanti.
Nel novembre 2007 il ciclone Cedar ha fatto 3.700 morti e 500.000 senza tetto. La maggior parte proveniva dall'isola di Bola, interamente distrutta. Molti hanno trovato riparo in questa baraccopoli. Perché sei venuta a Dhaka? Non è stato facile abbandonare il nostro villaggio, lasciare la nostra isola, perché laggiù vivevamo molto meglio. Purtroppo non abbiamo avuto altra scelta. Siamo dovuti fuggire e ci siamo rifugiati in questa baraccopoli. Abbiamo perso tutto e adesso a Dhaka, in questa grande città, la vita per noi è molto più difficile. Quando riescono a trovare un lavoro, guadagnano 1 euro e 50 al giorno, ma non tutti i giorni. Si nutrono come possono. I più poveri comprano pelle di pollo senza carne. A volte anche questo è un lusso. Se riusciamo a trovare qualcosa da mangiare va bene, ma spesso può capitare che non mangiamo niente. A volte riusciamo a trovare del pesce, ma quando va bene, altrimenti solo verdura. Diventa ancora più difficile vivere qui con i nostri figli, perché quando ci capita di trovare un lavoro siamo obbligati a lasciarli soli tutto il giorno. Qui a Dhaka devi guadagnare soldi se vuoi mangiare. Ironia della sorte, uno dei soli lavori regolari disponibili per questi rifugiati dei disastri climatici è la costruzione di dighe per proteggere la città di Dhaka e le baraccopoli dall'acqua, che si innalza lentamente ma inesorabilmente. Con il supporto dell'UNICEF, una ONG bengalese ha avviato un programma per insegnare ai bambini a nuotare. Per quanto incredibile possa sembrare, molti qui non sanno nuotare, in un paese dalle inondazioni estreme e costanti. Dopo la malnutrizione, l'annegamento è una delle principali cause di mortalità infantile del paese. Ogni anno in Bangladesh muoiono più di 17.000 bambini, che equivale a circa 46 decessi ogni giorno. Il clima sta cambiando qui e per questo l'acqua si innalza e abbiamo inondazioni tutti gli anni. È diventata la principale causa di mortalità infantile. L'associazione ha già addestrato 35.000 bambini e l'ONG sta valutando di estendere il programma agli adulti. Ma è una goccia nel mare, un lavoro meritorio ma irrilevante di fronte all'enorme minaccia in agguato. Quasi la metà delle terre in Bangladesh si ritrova almeno 1 metro sotto il livello del mare. Se le acque dovessero alzarsi di 40 centimetri prima del 2050, un'ipotesi ritenuta più che possibile dagli esperti, il 20% del territorio sarebbe sommerso. Ci sarebbero altri 20 milioni di rifugiati. Dove andrebbero? Quale futuro per le donne e gli uomini di questo paese che rimpicciolisce? Per il Bangladesh il tempo sta scadendo. Poiché condividono la stessa lingua parlata dall'altra parte della frontiera, molti bengalesi vogliono emigrare in India. Ma la più grande democrazia del mondo si dimostra poco accogliente. Recentemente è stata costruita una linea di demarcazione sempre più ermetica. È stato imposto un coprifuoco dalle 6 di sera alle 6 di mattina. Nessuno è autorizzato ad avvicinarsi. La polizia di frontiera può sparare a vista su chiunque tenti di varcarla. Ufficialmente queste misure di sicurezza sono intese a tenere lontane infiltrazioni di terroristi islamici.
ma servono anche contro i rifugiati obbligati a fuggire a causa dell'innalzamento del livello delle acque. Si contano diverse decine di morti ogni anno. Gli errori sono un'infinità. Gli stessi agricoltori indiani al confine sono spesso vittime del fuoco amico. Tuttavia, per dovere di cronaca, va detto che anche l'India si ritrova a dover risolvere problemi gravi legati ai cambiamenti climatici. Il livello delle acque si sta innalzando anche lungo le coste indiane. Sul delta del Gange, l'arcipelago delle Sundarbans contava un centinaio di isole, ma alcune sono già scomparse. Sheikh Lal Mohan era uno dei 10.000 abitanti dell'isola di Loa Chara. Nel 2006 è stata la prima isola al mondo ad essere inghiottita dal mare. Ecco, laggiù una volta c'era l'isola. Al centro c'erano la mia casa e il mio appezzamento di terra. Oggi tutto è sommerso. Quando il mare ha spazzato via tutto, è stato molto triste. È qui che sono nato, è qui che sono cresciuto. E oggi quel posto non esiste più. Siamo stati gli ultimi a lasciare l'isola, quando ci siamo resi conto che non potevamo fare più nulla contro l'innalzamento del livello del mare. Allora abbiamo preso la nostra barca e ce ne siamo andati via, alla ricerca di un altro posto dove vivere. Lal Mohan e la sua famiglia, come gran parte degli abitanti di Loa Chara, ha trovato riparo sull'isola più grande dell'arcipelago, Sagar. Questo è il primo campo di profughi ufficiale legato alle modificazioni del clima. Qui vivono 1200 famiglie. Il governo locale ha fornito loro un'abitazione e un appezzamento di terra. Niente a vedere con il passato, ma non avevano scelta. Purtroppo i rifugiati del clima saranno sempre di più nelle Sundarbans. Entro 10 anni, 60.000 persone dovranno abbandonare le loro terre a causa dell'innalzamento delle acque. Una stima che trova conferma a Calcutta, 3 ore di auto a nord delle Sundarbans. La capitale bengalese offre riparo ai profughi. Uno dei quartieri è stato nominato Little Sundarbans. Presso il Dipartimento Oceanografico della sua università, il professor Asra conduce il primo studio sull'impatto dei cambiamenti climatici nelle isole del Delta. Confrontando le mappe dell'arcipelago con le immagini satellitari, ha misurato l'erosione della terra dovuta all'innalzamento del livello del mare. Ho confrontato tutte le immagini del satellite dal 1996 e se prendiamo la stessa località a sud di Goramara, oggi c'è più terraferma. Insomma, ci si chiede che cosa è successo? È scomparsa? Oppure è stata erosa? Oppure c'è un semplice errore nelle carte? La differenza si vede. Sì, ci sono stati dei cambiamenti. Abbiamo potuto mappare tutte le isole meridionali. Queste due, per esempio, sono già scomparse dalle mappe, mentre Goramara sta scomparendo rapidamente a causa dell'erosione. La parte meridionale di queste isole è scomparsa. In 30 anni tutte queste isole hanno perso 86 chilometri quadrati, nonostante il flusso di eventuali sedimenti che possono depositarsi. Goramara sarà probabilmente la prossima a scomparire. In meno di 15 anni, metà dell'isola sarà inghiottita dal mare. Nel suo ufficio postale, una vera istituzione creato nel 1940 e che tuttora ostenta una cassetta delle poste del periodo coloniale britannico, il postino si ritrova a dover cambiare sempre il suo giro, mentre la pila di posta non distribuita cresce. Non sa più a quale porta bussare. Bocchi ti ha
Conservo una quantità di lettere ormai impossibile da smistare perché gli indirizzi sono scomparsi. È così che mi sono reso conto che questa o quella persona non vivevano più sull'isola. Ho provato a rintracciarli per trovare i nuovi indirizzi a cui rispedire la posta. La nostra isola sta rimpicciolendo, le persone partono e io ho sempre meno lavoro. Le poche dighe costruite lungo la costa sono sommerse alla minima tempesta marina. Gli agricoltori hanno fatto del loro meglio per proteggere i raccolti, ma è una battaglia persa. Molti devono abbandonare le loro terre. Come potete vedere, c'è acqua salata sulla mia terra ovunque. La diga ha ceduto qualche tempo fa e il mare ha inondato tutto. Le mie coltivazioni sono andate completamente distrutte. E ora, non appena scaviamo un po', troviamo solo acqua salata. Bisogna essere molto ottimisti o molto ingenui per pianificare il futuro a Goramara. Questi bambini dovranno quasi sicuramente lasciare l'isola. Ma il loro insegnante conserva la speranza. La sua lezione sui cambiamenti climatici spiega agli alunni sconcertati come sarà la loro vita nel Golfo del Bengala. Che cosa possiamo fare per salvare l'isola? Dobbiamo piantare alberi, molti alberi. E se non lo facciamo, avremo l'erosione. Come sapete bene, le radici degli alberi trattengono la terra. Quindi la mancanza di alberi favorisce l'erosione. Il mare che circonda l'isola, aumentando di livello, finirà per inghiottirla. Poco alla volta, tutto sarà completamente inondato e sommerso dal mare e non ci sarà più terra emersa su cui vivere. Il nuovo slogan delle Sundarbans è un albero, una vita. Una ONG pianta mangrovie per combattere l'erosione. 22 milioni di piante sono già state distribuite su 12.000 ettari. Una vera corsa contro il tempo per stabilizzare il terreno. Ma all'attuale velocità di innalzamento del livello del mare resta al massimo qualche anno di tregua. In verità, non c'è soluzione per le Sundarbans. E il surriscaldamento globale non colpisce solo il Golfo del Bengala. Nella capitale, Nuova Delhi, sono andato al TERI, l'Istituto di Ricerca sulle Risorse Energetiche e Naturali. Il direttore è un eminente scienziato, con numerosi riconoscimenti per il suo lavoro e con un passato da ottimo giocatore di cricket. Attuale presidente del GIEC, un gruppo che riunisce migliaia di esperti climatici di 130 nazioni, il dottor Pachuri ha ricevuto il premio Nobel per la pace per il suo impegno contro il surriscaldamento globale, un fenomeno che colpisce il subcontinente indiano quanto il resto del mondo. Quali sono le principali conseguenze dei cambiamenti climatici che avete osservato in India? Abbiamo una vasta serie di impatti sull'India, lo scioglimento delle nevi dell'Himalaya, l'innalzamento del mare, dato che l'India ha una lunga linea costiera. Abbiamo problemi di impatto sull'agricoltura e cambiamenti nell'andamento dei monsoni. Centinaia di milioni di agricoltori in questo paese, forse circa 400 milioni, dipendono interamente dalle precipitazioni, quindi dei cambiamenti in tal senso rischiano di sconvolgere le loro vite. Che cosa direbbe al pubblico che la sta ascoltando in TV per convincerlo che il clima sta cambiando in questo momento e che tutto è dovuto al nostro stile di vita? Credo che dobbiamo renderci conto che in Africa e in varie parti dell'Asia esistono popolazioni destinate a diventare profughi del clima. Sono esseri umani, non sono solo numeri. Vivono in condizioni estremamente difficili e non sono colpevoli di aver provocato questo problema del cambiamento climatico. Non usano energia, alcun combustibile fossile. Pertanto credo che non sia principalmente una dimensione etica. Gli occidentali devono capire che sono coinvolti in questi principi etici.
Devono capire che se i paesi in via di sviluppo si trovano nel caos, nelle regioni più povere del mondo, tutti ne saranno coinvolti, anche i paesi più sviluppati. Dobbiamo collaborare per trovare una soluzione. Facciamolo subito, perché abbiamo davvero poco tempo. Ho come l'impressione che non sia percepita un'emergenza, ma lei afferma che dobbiamo cambiare nei prossimi 7 anni. Mi sembra un tempo molto breve. Sì, è decisamente una questione di urgenza primaria. Dobbiamo investire nei trasporti pubblici, dobbiamo ripensare le nostre città, riprogettare i nostri edifici. I nostri edifici succhiano energia. I centri commerciali che stiamo costruendo, copiandoli dagli Stati Uniti, sono un'idiozia. Dobbiamo cambiare tutto questo, dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. Continuo a ripeterlo a tutti e ancora non è molto popolare. Mangiamo meno carne. Devi iniziare nel tuo piccolo. Il mondo mangia troppa carne. Il consumo medio di carne della popolazione mondiale è di 43 kg l'anno. È troppo. E tutto il ciclo comporta un livello di emissione di gas a effetto serra troppo intenso. Quindi continuo a dirlo, mangiate meno carne. Fa bene alla vostra salute e al pianeta. Un giorno a settimana senza carne. Io credo che bastino piccole cose come questa, cambiando nel nostro piccolo. Ci rendiamo conto quanto sia importante essere parte della soluzione, non del problema. Lei è anche a favore del boicottaggio delle aziende che non si impegnano in alcun modo. Certo, io sono convinto che le soluzioni a un problema come il cambiamento climatico non possano venire dalle singole nazioni. Deve nascere dal basso, dalla gente. Solo così i nostri leader ascolteranno le nostre voci. Credo che per qualcosa di importante come i cambiamenti climatici si debba avere un movimento radicato. E se le aziende agiscono in modo scorretto, devono essere boicottate. I loro prodotti non devono essere acquistati da nessuno sul mercato. Spero che la gente lo faccia. Il messaggio del dottor Pacciuri è rivolto a tutti noi. Dobbiamo smettere di pensare che noi riusciremo a sfuggire al fenomeno che sta già colpendo terre lontane. Tutto è collegato, siamo tutti sulla stessa barca. Oggi i francesi non ignorano che la costa della Camargue sta scomparendo con il tasso di erosione più rapido al mondo e che la Francia è colpita da un crescente numero di bufere e tornado. La grande tempesta del 1999 non è stata dimenticata. Con i cambiamenti climatici, cicloni, uragani e tifoni si moltiplicano in tutti i continenti, diventando sempre più violenti e sempre più letali. Pensavo che niente potesse sorprendermi, perché sono una meteorologa. Ma negli ultimi 2 anni davvero ho visto temporali come mai se ne erano visti, o perlomeno negli ultimi 30 o 40 anni. Ho visto danni ingenti, tetti scoperchiati, ho visto inondazioni così rapide che le persone non riuscivano neanche a salvarsi. E ciò mi ha colpita. A volte, quando parliamo di cambiamenti climatici, quando effettuo dei calcoli su carta, è spaventoso. Ma nella realtà lo è ancora di più. Dobbiamo fare qualcosa. Il tifone Morocco è stato davvero molto violento. L'intero villaggio è stato distrutto in appena 2 secondi. Ha ucciso più di 20 persone in un colpo solo. L'unica differenza è che questa volta non ha mai smesso di piovere. È piovuto senza sosta per 3 giorni di seguito. Notte e giorno, giorno e notte. Non avevo mai visto niente di simile prima di allora. È stato davvero terribile. In passato i tifoni non duravano che un giorno, poco più, ma questa volta si è protratto per 4, addirittura 5 giorni.
ha portato con sé una terrificante quantità di pioggia e non c'era modo di sfuggire a tanta devastazione. Nell'agosto 2009, Taiwan è colpita dal peggior tifone della sua storia. Più di 600 persone perdono la vita e migliaia rimangono senza tetto. Cifre scioccanti di un disastro naturale che è sulle prime pagine di tutto il mondo. Purtroppo queste scene diventano sempre più frequenti e cominciamo a farci l'abitudine. Ma le prime vittime dei cambiamenti climatici, le più numerose, spesso vivono in luoghi molto diversi. Tutto è calmo nella savana nel nord del Mali. Troppo calmo. Oggi c'è troppo poco bestiame al pascolo, perché il pascolo praticamente non esiste più. Tutto è arido, desertico. La pioggia non cade da mesi. I nomadi non trovano più le abituali sorgenti. Tutto è secco. Oggi la pioggia ha riempito gli stagni, ma è troppo tardi. Il modello meteorologico è stato instabile negli ultimi due mesi ed è fatale in questo clima estremo. Tre pastori di questa tribù sono morti di sete la scorsa estate. Al-Karim raduna gli ultimi capi del suo gregge. Ho perso molte capre. Inizialmente ne avevo 100. Ora me ne rimangono soltanto 10. A lungo abbiamo atteso che piovesse. Poi abbiamo dovuto allontanarci sempre di più per trovare acqua per i nostri animali. E continuavamo a non trovare pascoli. Al ritorno, gli animali avevano lo stomaco vuoto. Insomma, erano completamente privi di forze. Non riuscivano neanche più a camminare. Uno dopo l'altro li ho visti morire di fame. È davvero una cosa triste. Al-Karim non ha mai visto così tanta morte. Fortunatamente, gli rimane ancora una femmina di dromedario. Con il suo latte, riesce a sfamare la famiglia. Insieme al latte di capra, costituisce la base della loro alimentazione. Sua moglie e i suoi 5 figli fanno un solo pasto al giorno. Chi ha perso tutti gli animali non riesce ad andare avanti. Non hanno niente da mangiare. Non possono sopravvivere. Ma la situazione è tutta.